Ciao ragazzi, mi chiamo Stefano Rizzo, arrivo dalla provincia di Messina. Sono Denis Pergolizzi, ho 28 anni e vengo da Milazzo e mi occupo di regia teatrale. Sono diplomato all'Accademia Internazionale di Teatro di Roma e ho cominciato con i primi corsi di teatro e di cinematografia. Ultimo stage a novembre a Torino con l'attrice premio Davide Di Donatello Barbara Enrichi, dal quale ho imparato tantissimo. Sono Ruben Lamalfa, ho 23 anni e hobby un bel po', perché oltre alla danza faccio sia calcio che tennis. Ho fatto 12 anni canottaggio, tra cui la nazionale canottaggio. Ciao, sono Andrea Torre, vivo a Milazzo e ho 17 anni, fra un paio di giorni 18 finalmente. Il mio hobby, più che hobby, la mia grande passione diciamo, è sempre stato il teatro. Salve, Gianluca Sciliberto, 21 anni, studio teatro e cinema. A livello lavorativo, teatro, tanto teatro e diversi cortometraggi. Tra le esperienze più importanti, il Roma Creative Contest, sono uno degli organizzatori. È un evento che si svolge al Teatro Vittoria di Roma, come presidente di giuria ormai dal secondo anno, fino a si riconferma anche quest'anno il premio Oscar Giuseppe Tornatori. Già per me, quando io vedo un sistema Apple, già capisco che c'è c'è un investimento dietro, capito? Quando ti vedi la solita reflex che ti fa il video, ok, e poi lo vai a montare con Movie Maker, cioè hai capito quello che ti voglio dire? Quindi comunque, perché io sposo i progetti ai quali partecipo, quindi cioè, mi sento veramente parte integrante. Ma porca puttana, cosa cazzo stai facendo con quell'asciugamano? Ma hai visto che me le sono lavate? No, ho visto che te le sei bagnate. Le stavo lavando. Questa schifezza è difficile da togliere. Però io ho usato lo stesso sapone. La mia vita, difficile definirla, non è stato il trionfo spettacolare che avevo immaginato, ma non sono nemmeno rimasto sepolto in un buco come una talpa. Non sono nulla di speciale, su questo non ho dubbio. Un uomo come tanti. Quindi secondo voi le accuse che ci sono scritte qua, in questo bel papello, sono frutto della mia pazzia, della mia invenzione, eh? Signor giudice, il colibrì non è un uccello come tutti gli altri. Ha un ritmo cardiaco di 1200 battiti al minuto. Signor Dawson, volevo ringraziarlo, non solo per avermi salvata, ma anche per la sua discrezione. No, non stavo affatto pensando questo. Stavo pensando a cosa possa essere accaduto a questa ragazza per arrivare a credere che non esista via d'uscita. Oh, praticamente tutto. Mi ha anche insultato. Se lo è meritato. Certo. Certo. E mi dica un po', chi sono i mandanti di questi omicidi? E secondo voi io, in quest'aula di tribunale, vengo a dirvelo a voi? Io sono pazzo, ma un pazzo intelligente, mica scemo. Abbiamo parlato e straparlato del tempo e di come sono cresciuto io, ma immagino che non è venuta qui per parlare di questo. Stavo pensando a cosa possa essere accaduto a questa ragazza per arrivare a credere che non esista via d'uscita. Lei è molto maleducato. Non dovrebbe pormela una domanda simile? Beh, è una domanda semplicissima. Lo ama quest'uomo, sì o no? È assurdo. E ora che l'ho ringraziato... Mi ha anche insultato. Beh, se lo hai meritato. Certo. Certo. La mia vita è difficile definirla. Non è stata il trionfo spettacolare che immaginavo. Ma non sono nemmeno rimasto sepolto in un buco come una talpa. Certo, non sono nulla di speciale, su questo non ho dubbi. Che perché ho dato pure un'occhiata alle vostre produzioni e ho visto che c'è una certa professionalità. Quindi diciamo sono qui anche perché diciamo reputo sia una cosa zenith. Cioè anzi mi complimento con i vostri progetti. Grazie. Va bene, grazie a voi. Ciao. Ciao Andrea. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Cioè non solo una, due, ma faccio niente. Può andare. Quello fallo salire. Fai salire. Facciamo salire quello e poi. Vediamo una cosa. Quelli sotto che ti ha detto che hanno firmato così la liberatoria. Penso che gliel'ha fatto fare. Ce n'è uno che deve essere sicuro rovinato e gli altri due non lo so.
Diego di bordo, ma adesso in questo momento a cosa serve? Fa vedere i bicchieri che cadono col vento. Ma quando mai? Tanto gli occhi. La migliore è la mia. Ieri io qua c'era. Che ha più senso della GoPro qua. Mi sono mosso, mi sono le mani, girava la testa figa. La puntata migliore è la numero 4, sì, bellezza. Vabbè, quale? Quella della droga. Ma vabbè, ma io lo pensi da poco, cosa lo sa. Io non l'ho vista, guarda. Quella di terra, vero bastardo? No, quella qua. No, ancora qua. Guardate cosa mi ha lasciato Federico. Questa proprio. Anzi. Però poi questi dettagli devi vederlo. Quali dettagli? Questi, no? Mira la patina che è caduta a terra. È qua quella. Qua quella. È naso rosso, se mi proprio Natale, ubriaco. Vabbè, adesso ci prendiamo un caffè e ci andiamo a casa. Cioè, non scherzavo. Andiamo a continuare il casting per il nuovo film di 20esima strada Films. Tipo 5 possibili protagonisti o comparsi, comunque 5 provini. Andiamo a caffè, ciao. A Venezia. Ma comunque una scelta in più costa 1 euro. Voi vedete sempre me nei diari di bordo, ma purtroppo qua non fa niente nessuno. Devo fare tutto io. Bastarda miseria. Io quindi ubriaco di vita. Di vita. Compare, la polizia di Gualtieri. Con la pistola, compare. Mi scappano le cose dentro il capuzzo. Non capace a abitare là. A parte che non è il cappello, già. Scappa. Secondo me se ne. Oh, c'è una lapa. Tanta manera. Ti dire, c'è una lapa, sicuramente. Sono perché. I casting riprenderanno alle 14:30. Abbiamo scritto lì. Che ne sono? Abbiamo 50 secondi ancora. Minchia, compare, siamo in minuto. Spettacolo, compare. Piero, apri! Guarda, alle 14:30 arriva. Ma perché abbiamo sostanza di chiudere Piero dentro con il cavolaccio? Piero! Così brutto, Piero. È là, là. Il nostro allarme. Lo tiro dentro. Ma è troppo comodo, troppo. Dove è rotto però che il 90% di quello che c'era dentro si deve levare. Aspetta. Ah! Mi sono scassato io. Oddio, non viene nessuno. Sì, sì, usaccio. Se c'è memoria di cosa. Questa non la sapevo. Questa me lo fai. Questo è un gatto. Questo è Filippo. Questo adesso, è bello. Adesso c'è il parco giochi. All'epoca non c'era il parco giochi, ora c'è il parco giochi. Vabbè, prendi i fogli. Avevi specchietto delle cose. Andiamo avanti. Mi spieghi questa cosa che cos'è? Mi hanno portato qua tipo con forza. Ah, ormai dobbiamo girare un film, ci siamo. Ok. È la principale. Perfetto. Io sono quello che è passato dietro l'albero così. Davide Tenderi, ho 21 anni, vengo da Barcellona Pozzo di Cotto, faccio il ballerino in primis. Allora, mi chiamo Vera Trovato, 21 anni, vengo da Barcellona, gestisco un gruppo teatrale. Un gruppo teatrale di 15-20 persone, poi dipende il periodo, da 4 anni. Ok, salve, mi chiamo Carmelo Fazio, ho 18 anni e ancora studio. Tempo fa suonavo anche chitarra, poi ho intrapreso la vita del rugbista e dalla stazza si vede anche. Man mano poi ho conosciuto i miei amici che sono entrato nel mondo del teatro, infatti adesso è il terzo anno che in estate facciamo delle piccole recite in giro per i piccoli paesi intorno a Barcellona. Il teatro mi piace tanto, mi piace recitare. Sei regista o politico? Sei voi partecipare? No, il gruppo lo gestisco io. Okay. Siccome sono ragazzi che hanno la mia età, sì. La mia, oddio, hanno dai 16 anni, 22, 23, 24, esattamente. Li gestisco io, cioè la regia poi è la mia. Io semplicemente prendo il copione e me lo modifico in base a tutte le parti che mi servono. Ho fatto musical, 3 anni. Musical. Però tipo Aladdin, facevo Aladdin. Oppure. Vabbè, dai, l'ho vista. Sì, qualcosa sì. Ovvio, per quanto mi riguarda. Vabbè, si vede, la lettura non era, cioè perché no, non è stato con un po' dove. Chi l'hai fatto? Sempre con la siciliaranza.
Non mi hanno dedicato monumenti e il mio nome sarà presto dimenticato. Ma ho amato una donna con tutto il mio corpo e tutta la mia anima. E lo considero un dono che mi ha colmato. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà. Queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, i farmaci per i capelli, il Viagra. Stavo pensando a cosa possa essere accaduto a questa ragazza per arrivare a credere che non esista via d'uscita. Praticamente tutto, l'intero mondo in cui vivo, e tutta la gente che ne fa parte, l'inerzia del mondo che si spinge in avanti, io che non sono capace di fermarmi. Guarda che razza di coso, sarebbe andata subito a fondo. Sono stati inviati 500 invii. Non può semplicemente rispondere alla domanda. È assurdo. Lei non conosce me e io non conosco lei. Lei è maleducato, rozzo e presuntuoso. E ora me ne vado. Jack, signor Tosson, è stato un piacere. L'ho cercata per ringraziarla. E ora che l'ho ringraziata? Neanche su. Beh, se l'ho meritato. Certo. Certo. Lo ama? Come ha detto? Lo ama. Lei è molto maleducata. Non dovrebbe pormi una domanda simile. Beh, è una domanda semplicissima. Lo ama quest'uomo, sì o no? Questa conversazione è inopportuna. Non può semplicemente rispondere alla domanda. Ma porca puttana, che cazzo stai facendo con questo asciugamano? Mi stavo asciugando le mani. Ma di solito uno se le lava prima. Hai visto che me le sono lavate? Ho visto che te le sei bagnate. Le stavo lavando. Questa schifezza è difficile da togliere. Se ci fosse della pietra pollice, avrei fatto di meno. Però io ho usato lo stesso sapone, quando io ho finito l'asciugamano non assomigliava ad un maxi assorbente. Come soldato? Mi stai guardando, scusa. Quella cosa là. La sua scuola di danza. Evviva! Otto gli hai messo. Otto gli hai messo. No, mi piace come parla. Ma sai che all'inizio è più semplice recitare? Vero, quando non ci prova è più facile, infatti, per l'improvvisazione. Perché? Non è stata male. Ti viene, la fai spassionata. Perché non ci pensi? Ecco, ci pensi, continuo. Va bene, Mero, dovrà essere così qua, dai. Dammi questo. No, dov'è il tuo foglio, frate? Vediamo che gli ha scritto. Bella me. Addirittura. Cosa era? Però comunque quando è 7 vuol dire che si può prendere. Sì, però. Cioè, si può lavorare. Sì, sì. Non è quello il cazzo, perché è già protagonista. Protagonisti già ne abbiamo, secondo me, papabili due. Ma i maschi ci sono, io non mi preoccupavo per i maschi. No, dico di oggi, abbiamo due protagonisti. Infatti, lo so. Chiamiamo l'altro. Ma tu basta gli facevi vedere il regista e le dici. Ah, ma no. Ah, questa non la faccio. No, c'era, allora. Quindi tu hai altri hobby oltre alla recitazione, tipo, non so, sport, suoni qualcosa. In che senso? In che senso? Sì, suono. Comunque serietà, perché non stiamo giocando, dico, oltre lei ci sono altre centinaia di persone che devono fare il provino, quindi. Io ho aspettato il mio turno. Quindi si limiti a rispondere correttamente. Grazie, Rosario. Cosa vuole sapere? Ciao. C'è una breve presentazione, nome, cognome, età, tanto per rompere il ghiaccio. Mi chiamo Carmelo Farini. Vengo. Riguardo le scene tipo di voto, di sesso, esplicito o non esplicito, simulato o non simulato, cosa ne pensa? Potrebbe essere interessato? Perché per me sono l'esplicito. L'implicito è qualcosa che non dovrebbe esistere. Certo. Non dovrebbe... Quindi tipo, vedo o non vedo, non è interessato. Però assolutamente no. Per me è solo l'esplicito. Devo fare, certo. Perché l'implicito esiste, fate implicito pure. Se facciamo nudo sottinteso. Capito? Nudo vestito. La persona è vestita, però è sottinteso che è nuda. Ho capito. Esatto. Quindi è qualcosa di nuovo che sì, sì, comunque sono nuove esperienze. Pazzi, sono diventati. Comunque siamo una. Sì, si fate parlare per un'ora. Che bellissimo. Ok, le faremo sapere, grazie. Perfetto, grazie. Che da dove cominciare per dirti quanto cazzo sei nella merda? Oh! Oh! Oh!